Le squadre che ultimamente si stanno mettendo tutte a 5, qualsiasi squadra al mondo fa fatica se non sblocca il risultato a entrare in quelle difese. Guidolin e l'Udinese sono dei maestri per fare questo e l'hanno fatto vedere nel tempo, anche l'anno scorso. L'Udinese, se sta bene, se sente la partita come penso di sicuro la sentirà domani. Una squadra che viene al San Paolo e sa che può contare su due risultati su tre, che comunque vada. Due vanno sempre bene a loro. Noi invece abbiamo l'obbligo di pensare di provare sempre a vincere. Finché non viene un episodio che fa sbloccare il risultato, sappiate, saranno tutte partite difficili. Tant'è vero, e domani spero di, come giustamente nella domanda era insito il discorso, di non dare vantaggi e non andare all'arma bianca, non rimanere scoperti, avere pazienza, anche se il gioco non sarà brillante, perché la squadra avversaria sarà con la squadra avversaria che affronteremo domani sarà difficile fare un gioco brillante, perché chiude tutti gli spazi, eccetera, eccetera. Nel frattempo bisogna essere molto bravi a non andare a testa bassa e non complicarci la vita, perché le partite comunque durano 95 minuti per me. Questo è il discorso che ho fatto già anche ai ragazzi, ve lo posso fare tranquillamente anche a voi.